Invito i consiglieri a entrare, grazie. Procediamo con l'appello, grazie. La parola al segretario. Prego. Aiosa, Antonioli, Boccia, Caponi, Chittò, Cremonesi, De Noia, Di Stefano, Foggetta, Franciosi, Gianvecchio, assente, andato via. La Miranda, Landucci, Nossa, Pastorino, Pavan, Pennasi, Pietra, Rivolta, assente, Romaniello, Teormino, Titaferrante, Torraco, Tremolada, Vavassori. Aiuto. Tre assenti. Tre appena. Ne trovo tre io. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. Sì. 22, tre assenti. Sì. Sì, allora 22 consiglieri presenti e tre assenti. La seduta è valida. Adesso la parola al consigliere Caponi per illustrarci per la decisione che avete preso. Prego. Prego. Segretario, grazie Presidente. Nella riunione dei capigruppo si è deciso di modificare leggermente, non certamente nel contenuto, la mozione presentata dalla lista ed è una circostanza che noi apprezziamo. Sostanzialmente dalla mozione viene eliminato il penultimo capoverso e proprio di questi giorni la segnalazione, quindi quella questione relativa all'Ilva di Taranto, perché essendo passato un anno è ovvio che è una notizia ormai passata di interesse storico, e nell'ultima frase chiediamo all'amministrazione comunale di Sesto di farsi promotrice in prima persona della risoluzione del problema nei confronti di tutti i soggetti responsabili. Quindi questo è l'indirizzo che viene dato all'amministrazione comunale, alla quale poi seguiranno le commissioni, così come indicate dalla Presidente Pennasi, con l'auspicio che la problematica possa trovare concreta attenzione e anche soluzione del problema. Grazie. Grazie a lei. Quindi apriamo il dibattito. Chi volesse intervenire è pregato di prenotarsi. Ha chiesto la parola il consigliere Foggetti, ne ha facoltà, prego. Sì, io dicevo pochi minuti fa di là nella riunione di capigruppo che mi ostino a non trovare la logica nel prendere una decisione, dare un indirizzo questa sera e poi domani avere il quadro completo delle informazioni, il quadro semi completo perché poi è in continua evoluzione questa cosa. Un plauso a quanto diceva prima Pavan, nel ricordare che comunque l'amministrazione comunale non ha perso di vista questa cosa e anzi io non so quante interrogazioni abbia già risposto l'assessora Iannizzi, ed è quello che, se non sbaglio nell'intervento, prima diceva anche lei. Niente, appunto, questa cosa per cui avrei chiesto il ritiro della mozione questa sera per la commissione di domani e soprattutto però essendo finito in minoranza, mi adeguo e logicamente, come è stata adeguata in questo momento la mozione, è più che votabile, più che legittima. Una cosa però continua a non andarmi, parlare del fatto che questa mozione sia finita a non so quanti giorni, a quasi un anno dalla presentazione, a me non pare che le discussioni sulle mozioni siano mancate da quando c'è questa amministrazione, mi pare che se ne sia fatte diverse e mi pare che siano state calendarizzate anche una certa regolarità per decisioni prese durante le conferenze dei capigruppo. Quindi ancora queste accuse a me purtroppo continuano a dare fastidio. Grazie al consigliere Foggetta. Ha chiesto la parola il consigliere Romaniello. Ne ha facoltà.
Grazie Presidente. Ma il discorso dell'acquedotto, dell'elettrodotto è un discorso che è iniziato tanto tempo fa. È vero che la mozione è lì da un anno ferma, ma è altrettanto vero che l'amministrazione è sempre stata presente attraverso l'assessore e attenta a quelle che sono state le problematiche dell'associazione che in questo momento sta un po' tirando le fila della questione. Credo che l'associazione Pasquale Sottocorno, che è un po' quella che, come dicevo, tira le file, sia stata l'associazione in assoluto più visitata, se può essere consentito il termine, da parte dell'amministrazione. Quindi questo invito lo trovo quasi offensivo nei confronti di chi in questo anno si è dato da fare. Ora, è opportuno che ci siano momenti di confronto, ci devono essere, dove appunto l'assessore avrà modo di dare evidenza di quello che è il percorso che è stato svolto in questo anno di lavoro. Penso che il luogo più adatto sia una commissione consiliare. Il fatto che si voglia forzare poi la mano per discuterlo questa sera lo trovo, ripeto, quasi offensivo nei confronti di chi in questo anno si è dato da fare per seguire un certo tipo di percorso. Io le mie notizie, che sono, diciamo così, ferme a qualche mese fa, appunto, che eravamo in cerca di un finanziamento per lo studio di fattibilità, credo che questo finanziamento sia arrivato con la partecipazione sofferta del Comune di Milano, che ha contribuito in parte a coprire questo studio di fattibilità, che deve essere in carico a Terna, credo, ma poi dopo credo che l'assessore sarà più precisa di me perché è sul pezzo più di me, e credo che si sia fatto tutto quello che era nella facoltà di questa amministrazione, il percorso per arrivare a capire quali potrebbero essere i termini che potrebbero portare all'interramento dell'elettrodotto. Quindi, francamente, ripeto, questo tipo di invito lo trovo pressoché inutile. Grazie consigliere Romaniello. Ha chiesto la parola il consigliere Cremonesi. Ne ha facoltà, prego. Grazie Presidente, vediamo un attimo di fare qualche puntualizzazione. Innanzitutto io ringrazio la Presidente della Commissione perché comunque ha calendarizzato in modo saggio la richiesta che è stata fatta dal Movimento 5 Stelle. Cosa possiamo dire di questa richiesta? In primis che la richiesta non è stata fatta il 31 di luglio, la richiesta è stata sollecitata il 31 di luglio per questa sorta di commissione. Durante tutti questi mesi, in più e più modi, è stato affrontato il discorso sull'elettrodotto di via Sottocorno, anche nelle precedenti consigliature, o con mozioni o con delle semplici interrogazioni, si è sempre andato avanti, e quello che io ho trovato difficile è seguire gli aggiornamenti, perché ogni volta venivano gestiti in modo diverso. Allora io, con la mia collega Franciosi, abbiamo deciso di fare la richiesta di questa commissione, così come è stata fatta per altre tematiche, come piste ciclabili, mobilità sostenibile o il traffico. Io per questo ringrazio la Presidente della Commissione. Qual è la differenza tra parlarne qua e parlarne domani? Che qua ne parliamo in termini più politici, domani sarà affrontata in termini tecnici. Quello che possiamo aggiungere è che finalmente domani avremo la disponibilità al dialogo anche di questa associazione, che fino adesso non ha avuto nulla da dire in quest'Aula, quindi è opportuno sentire anche loro. Io concordo con Pavan con quello che ha detto, bisogna dare anche delle risposte a quello che ha detto Pavan. E cos'altro aggiungere? Domani ognuno di noi, chi sarà presente alla commissione, si porterà i suoi appunti e assieme ai tecnici sarà opportuno affrontare bene le situazioni. Io penso questo, penso che sia una commissione molto tranquilla, molto serena, di approfondimento. Detto questo, cos'altro possiamo aggiungere? Credo niente, aspettiamo la commissione di domani
però sono anche coerente del fatto che Pavan, qua dentro, forse è l'unico che può analizzare e darci uno spunto per analizzare questo problema anche dal punto di vista medico, perché ne ha le competenze. Quindi può essere un valore aggiunto anche in questo caso alla commissione di domani. Grazie. Grazie consigliere Cremonesi. Ha chiesto la parola il consigliere Caponi, prego. Grazie Presidente. Beh, io prima ho presentato l'emendamento, ora spendo veramente due parole sul merito della mozione. Innanzitutto il fatto di sottolineare che è passato un anno è un dato oggettivo, un dato di fatto, non è una cosa nei confronti di nessuno. Forse dovremmo fare più consigli comunali per discutere le mozioni, quindi mi auguro che la prossima conferenza dei capigruppo possa trovare il suo voto favorevole nel calendarizzare a breve un altro consiglio comunale per discutere solo delle mozioni ed esclusivamente delle mozioni per alleggerire il lavoro fatto dai consiglieri. Quindi sono certo che la prossima volta avremo il suo voto favorevole. Mi spiace, collega Romaniello, quando dice che è inutile questa discussione. Si parla di vite umane. Stasera abbiamo parlato di temi importantissimi, di diritti della persona, abbiamo parlato di convenzioni dell'ONU. Qua stiamo parlando di, presumibilmente, di danni alla salute, di morti che riguardano dei nostri concittadini. Noi non abbiamo titolo per dire se questo elettrodotto abbia più o meno responsabilità nella causazione di questi decessi e del problema creato ai cittadini via Sottocorno, ma di certo dobbiamo farci carico di poter approfondire il problema ed eventualmente in maniera tempestiva, qui che io lamento i tempi troppo lunghi, dare delle soluzioni al problema. Nessuno ha detto che l'amministrazione è stata latitante, l'ha detto anche il consigliere Pavan, che l'amministrazione si è interessata, ma tra l'interessarsi e prendere provvedimento c'è una bella differenza e noi con questa mozione chiediamo esplicitamente che l'amministrazione, come ha detto il consigliere Nossa, si faccia promotrice di una risoluzione del caso, che è una cosa ben diversa dall'interessarsi. L'interessarsi è prendere atto di un problema, gettare le basi per invece la soluzione del problema e la risposta politica che tutto il Consiglio Comunale deve dare, non soltanto la maggioranza. Grazie. Grazie consigliere Caponi. Se non ci sono, ha chiesto la parola il consigliere Tremonti. Non so se ne ho facoltà, perché ne ha facoltà. Del tutto eccezionale. Perché ci sono un paio di punti che non mi quadrano comunque, a dimostrazione del fatto che un passaggio tecnico sarebbe stato necessario. C'è un capoverso dove dice, ritengo si debba predisporre l'interramento, e poi prosegue, si invita l'amministrazione comunale ad attivare al più presto le varie procedure autorizzative. Qui sono parole pesanti dal punto di vista tecnico, secondo me non è accettabile questa cosa. Capoverso successivo, occorre tenere presente infatti che la fase di allacciamento del nuovo percorso sembra doversi programmare per il mese di agosto 2013. È ovvio che questa cosa qua va tolta, però visto che è stato tolto solo la parte sotto dove citava l'Ilva di Taranto e non questa, volevo sapere se è una questione di dimenticanza o se verrà presentata esattamente così. Grazie. Sì. Posso? A nome della... lei ha partecipato, prego. Ma a noi interessa il risultato. È ovvio che tutta questa vicenda che lei solleva trova ragione proprio nei tempi trascorsi. Poiché non interessa che ci sia una mozione di indirizzo all'amministrazione, siamo disposti, se gli altri gruppi concordano, nell'estrapolare quello che lei ha appena evidenziato col suo intervento. Fermo restando la parte finale dove si impegna l'amministrazione a farsi promotrice della soluzione del problema. Grazie. Sì, possiamo fare la modifica? Fate la modifica così consegniamo al segretario l'originale con le modifiche e poi andiamo alla dichiarazione di voto.
una scelta che deve essere condivisa dal Consiglio in mancanza di... Bene, riprendiamo, andiamo avanti. Se lo, vediamo se ci sono ancora interventi. Oh, oddio. Allora, se non ci sono più interventi, darei la parola all'assessore Iannizzi per chiudere la fase del dibattito. La parola all'assessore, prego. Grazie Presidente. Dunque, dico proprio alcune parole perché mi sembra in questo momento importante. Allora, il tema dell'elettrodotto, direi che a tutto questo consiglio, ma anche prima, insomma, però parlo chiaramente per quello che conosco, accompagna più o meno da quando, insomma, abbiamo iniziato, insomma, questa nuova consigliatura. Ci accompagna me nello specifico e tutte voi che siete stati magari contattati dall'associazione prima, dopo, o che avete sentito che avete sentito le risposte alle interrogazioni a cui in questo anno, insomma, sono stata chiamata poi a dare risposta. Quindi è un tema che concordo, insomma, con il consigliere che prima accennava, che conosciamo, insomma, tutti più o meno nel dettaglio e da punti di vista, insomma, diversi, dovuti magari anche al fatto che si sono ascoltate, no, persone, banalmente persone differenti. Dicevo che ci accompagna da circa un anno, perché da circa un anno, cioè da quando, quindi da un po' più di un anno, cioè da quando ci siamo insediati, che questa amministrazione ha continuato il lavoro che in realtà era già stato avviato, diciamo, nella precedente consigliatura. Che è un lavoro che è stato in primis, almeno per quanto mi riguarda, perché appunto ero appena arrivata, di ascolto rispetto a quello che era la situazione e quelle che erano le istanze giustamente portate dai cittadini e cittadine che poi hanno costituito appunto l'associazione Sottocorno. Tanto che ho fatto diversi incontri, prima qualcuno diceva è l'associazione più visitata, ecco, questo non so se nel dettaglio è così, però sicuramente una delle associazioni, delle realtà, quindi dei gruppi cittadini che io ho visto più volte, credo, nel corso di questo anno e passa, insomma, di lavoro. Ma ben venga, insomma, va benissimo, a dimostrazione del fatto che nel momento in cui, come dire, le sollecitazioni arrivano dall'esterno, sicuramente vengono accolte e si cerca di provare a capire che tipo di soluzioni possono essere messe in atto e in che modo si possono portare avanti eventuali soluzioni. Allora, il problema dell'interramento dell'elettrodotto è un problema sicuramente non semplice, no? È particolarmente complesso, ma insomma ce lo siamo detti, lo avete anche scritto all'interno della mozione e nelle varie interrogazioni che mi sono state fatte nel corso di questo anno. E devo dire che ci ha visto impegnati moltissimo. Ci ha visto impegnati innanzitutto perché, e questo ancora diversi anni fa, quindi prima del nostro arrivo, quello che è stato fatto è, dopo le prime segnalazioni che sono arrivate, una serie di, diciamo così, di interlocuzioni aperte con alcuni settori o alcuni, diciamo così, realtà che potevano essere utili per raccogliere informazioni rispetto all'elettrodotto stesso. Per cui, come vi avevo già probabilmente detto in magari in consigli comunali precedenti, è stata sentita prima ARPA per andare a verificare, no, rispetto all'esposizione della popolazione dei campi magnetici.
Poi è stato chiesto anche all'ASL Milano, in particolare al Dipartimento Prevenzione Medico, Salute e Ambiente, la verifica epidemiologica per provare a capire che tipo di relazione effettivamente ci potesse essere, no, tra i casi di tumori segnalati dalla cittadinanza e la presenza dell'elettrodotto. Vi avevo anche, credo, già riportato quelli che... Questo sto facendo un minimo di cronistoria che ci può un po' aiutare anche a riprendere le fila, anche, devo dire, in attesa della commissione a questo punto di domani. La relazione di ARPA, dopo che l'avevamo appunto interpellata per sapere, per provare a capire la verifica, no, rispetto ai campi elettromagnetici, ci diceva che il periodo che era stato monitorato non aveva fatto rilevare valori superiori ai limiti consentiti per legge. Anche la relazione di ASL, che è stata protocollata insomma ancora nel 2011, sottolineava che avevamo riportato in una delle interrogazioni anche un virgolettato: in termini assoluti il danno ai bambini residenti del condominio è considerato un'evenienza estremamente improbabile. Questi sono i dati. Detto ciò, come ho già avuto modo di ribadire, nonostante questo, che comunque vuol dire ci può tranquillizzare, ma come dire, nel dubbio l'amministrazione non si è mai fermata, cioè non è che di fronte a questi dati che potenzialmente potevano anche, no, far portare l'amministrazione a dire ci sono delle realtà ben più competenti di noi che ci stanno dicendo che il problema non c'è. Questo non ci ha fermato, anzi ci ha fatto andare avanti, e tutto questo anno di lavoro lo ha poi confermato. Per cui ci sono cominciati, diciamo così, una serie di incontri in cui si è provato a coinvolgere anche il Comune di Milano. Perché il Comune di Milano? Perché sappiamo benissimo che l'elettrodotto, insomma, sta a cavallo tra una parte sestese e una parte milanese, con una parentesi che ci siamo detti diverse volte, che in realtà una parte dell'elettrodotto milanese è stato in realtà già interrato in anni precedenti, senza che il Comune di Milano, parlo di diversi anni fa, interrogasse o comunque provasse a interloquire con un comune di Sesto per provare a capire se ci poteva essere una soluzione condivisa. Quindi qua è stato, come dire, una mancata possibilità di collaborazione. Detto questo, abbiamo riaperto un'interlocuzione con il Comune di Milano che si è concretizzata in una serie di incontri, prima che arrivassimo noi, ma anche da quando, poi posso testimoniare in prima persona, da quando ci sono io, nel senso che sono riuscita a parlare in ordine con l'assessore De Cesaris, che attualmente è anche il vice sindaco, e anche in un incontro successivo con l'assessore De Cesaris e con l'assessore Maran, che è l'assessore all'ambiente, e chiaramente tutti i tecnici del settore competente. E con loro si è aperta un'interlocuzione per provare a capire che tipo di soluzione si potesse mettere in campo. Perché? Qual è il problema, diciamo così, più grosso? Non è tanto la volontà o meno, no, di interrare l'elettrodotto, sulla quale, voglio dire, se si definisce che questa è la soluzione dal punto di vista della salute più efficace, siamo assolutamente concordi. Faccio questo piccolo inciso perché in realtà anche qui non tutti sono d'accordo. In questo anno di studi e di riflessioni su questo tema, che è stato, devo dire, anche molto intenso, in realtà abbiamo avuto e abbiamo scoperto pareri completamente diversi. Questo è solo un inciso, no? C'è chi dice che interrare l'elettrodotto in realtà non è la soluzione, perché, come dire, l'inquinamento che viene appunto più spesso ricordato non si esaurirebbe. Qualcuno dice che peggiorerebbe addirittura la situazione, ma sono punti di vista. Qualcuno invece sostiene che è la soluzione migliore, quindi anche qua era proprio un inciso perché non tutti concordano, diciamo così, su quali sono le possibili soluzioni a questa problematica. Comunque, dicevamo, sono state aperte queste interlocuzioni con il Comune di Milano per provare un po' a capire, insomma, quale poteva essere la soluzione. Stavo dicendo, la volontà non è che, come dire, non c'è o ci manchi. Il problema, è importante sottolinearlo, è un problema
fondamentalmente economico, dovuto al fatto che interrare un elettrodotto di quelle dimensioni, non sappiamo adesso ancora con certezza, proprio perché stiamo attivando tutti i passi per poter avere la certezza anche di questo, ma costa all'incirca, confrontandomi con i tecnici, no, tra i 5 e i 10 milioni di euro, che quindi non è proprio una cifra, come dire, piccola, diciamo così, è una cifra piuttosto ingente, che richiede evidentemente la ricerca di finanziamenti, che non sono neanche finanziamenti che, voglio dire, possono riguardare probabilmente, almeno per quello che abbiamo cominciato un po' a ragionare, fonti di finanziamento nazionali, ma probabilmente, perdonatemi, dovremmo rifarci e provare a ragionare rispetto a progettazioni di tipo europeo, quindi, perché sono chiaramente delle progettazioni anche importanti. Per poter però anche soltanto pensare ad una progettazione di interramento, che cosa abbiamo dovuto fare? Abbiamo dovuto pensare al fatto che ci voleva uno studio di fattibilità, perché senza lo studio di fattibilità non si può neanche, come dire, predisporre un progetto e quindi averlo pronto per poterlo poi eventualmente presentare in una eventuale bando europeo, insomma, che si possa eventualmente presentare, insomma, che rispetto al quale abbiamo si possono avere delle possibilità. Quindi nel momento in cui abbiamo definito che era fondamentale fare uno studio di fattibilità, chiaramente lo studio di fattibilità ha un costo, l'abbiamo anche definito il costo, che sono all'incirca, adesso non ricordo nel dettaglio, però potevano essere sui 15.000 euro, più o meno 15.000 euro, e qua ci siamo detti, bene, però come cerchiamo di arrivare ad avere anche questi 15.000 euro, perché è vero che l'elettrodotto sta sul territorio di Sesto, è vero che non sta solo sul territorio di Sesto, quindi è corretto, come dire, che anche questa spesa, seppur piccola, sia condivisa con il Comune di Milano, e quindi si è aperto un ulteriore tavolo di confronto con il Comune di Milano, devo dire proficuo, ma non è stato così facile, non è stato così facile perché ha voluto dire chiaramente una serie di incontri normalissimi, insomma, di approfondimento, in cui le parti, insomma, in questo caso il Comune di Sesto e il Comune di Milano, si sono confrontate e hanno provato ad arrivare a quella che poteva essere una quadra. E siamo riusciti, devo dire, anche a portare a casa quello che era un po' l'obiettivo che ci si era dati, e cioè quello di ottenere che il Comune di Milano finanziasse la metà di questo studio di fattibilità, per cui il Comune di Milano si è stato disponibile a finanziare la metà dello studio di fattibilità, l'altra metà è stata divisa tra il Comune di Sesto e il Parco Mediavalle, perché è citato molte volte nella convenzione, perché effettivamente, insomma, l'ubicazione è poi quella. Quindi, definito, come dire, le diverse parti economiche, insomma, soprattutto da dove arrivavano economicamente i soldi per poter fare lo studio di fattibilità, c'è stato un ulteriore step. Il Comune di Milano, prima di poterci dare quelli che erano comunque di dare alle casse del Comune di Sesto la cifra, che stiamo parlando poi di 7.500 euro, poi forse c'è l'IVA, adesso non mi ricordo il dettaglio, però insomma al di là di questo, il Comune di Milano ha voluto definire una convenzione tra il Comune di Sesto e il Comune di Milano. Se solo deve concludere, grazie. E poi perdo il filo, una convenzione, scusate, finisco, cerco di finire da mezzanotte, no, ok, una convenzione appunto tra il Comune di Sesto e il Comune di Milano che definisse i dettagli anche di questo elemento. È chiaro che la convenzione anche qua ha riaperto alcune procedure. Attualmente la procedura chiaramente è allo studio del Comune di Milano, perché la convenzione è stata definita nella sua struttura, i nostri uffici hanno già dato l'ok, stiamo aspettando l'ok del Comune di Milano. La convenzione sancirà, come dire, la parte anche economica. Detto questo, non ci siamo fermati neanche qua, no? Per dirla tutta, non ci siamo fermati neanche qua. Penso che nonostante non avessimo la certezza, no? Perché la certezza chiaramente ce l'abbiamo, perché ci sono delle mail scritte, perché c'è un impegno da parte dell'assessore De Cesaris, dell'assessore Maran, eccetera, però la convenzione di fatto in questo momento non c'è. Nonostante questo, abbiamo deciso comunque di fare una determina, che assegnasse a Terna lo studio di fattibilità, e l'abbiamo fatta, ed è datata, adesso non la trovo, comunque appena prima dell'estate, e abbiamo quindi affidato a Terna
lo studio di fattibilità dell'interramento dell'elettrodotto. Questo è un passo, questo è un passo che il Grazie. Comitato ci aveva chiesto. Aspetta, mi stanno tagliando. Niente, avremo modo domani in commissione di andare avanti. Grazie. Grazie. Proseguiamo subito con la dichiarazione di voto prima della mezzanotte, eventualmente. Gruppo Giovani Sestesi, la consigliera Iosa, prego. È già finito, è concluso. Romaniero, prego, consigliera Iosa. Prego. Mi scusi, consigliere Romaniero, per cortesia. Andiamo avanti, prego. Consigliere Romaniero, l'assessore ha terminato il suo intervento. Quindi si passa alla dichiarazione di voto. Grazie. Consigliera Iosa, prego. Grazie Presidente, il nostro è un voto favorevole, ancor più dopo aver sentito questo inizio di dopo aver sentito questo inizio di spiegazioni da parte dell'assessore, non vedo che motivo ci sarebbe di non accogliere l'intento della mozione. Grazie. Grazie. Federazione della Sinistra, consigliere Foggetta. Favorevole. Sinistra Ecologia e Libertà, consigliere Nossa. Noi siamo favorevoli, grazie. Grazie. Gruppo Misto, consigliere Landucci. Favorevole. Grazie. Movimento 5 Stelle, consigliere Franciosi. Grazie Presidente, favorevole. Popolo della Libertà, consigliere La Miranda. Favorevole. Grazie. Gruppo Verso Sesto, consigliere De Noia. Favorevole. Grazie. Gruppo Sesto nel Cuore, consigliere Caponi. Favorevole. Gruppo Partito Democratico, consigliere Antonioli. Favorevoli. Grazie. Quindi sottopongo in votazione la mozione numero 3 presentata dal consigliere Pavan. Inizio votazione, grazie. Come modificata e emendata, sì, grazie. Prego, inizio votazione. Fine votazione. Consiglieri presenti 22, contrari nessuno, astenuti nessuno, favorevoli 22. Il Consiglio approva all'unanimità. Visto l'orario, buonanotte a tutti, grazie alla regia per il lavoro svolto, grazie. Buonanotte a tutti.